Ma che cazzo sanno i francesi che mangiano le rane? Non parlano inglese e scrivono come ritardati. Hanno piccolini peni, hanno vagine molto secche, tuttavia hanno dei bei culi, ma non sanno come usarli, fanno la cacca sul pavimento. Ma vaffanculo la Francia, vaffanculo i francesi, parole torte e i tuoi culi e forse il tuo cibo. Ma vaffanculo il resto, ma vaffanculo tutta la Francia. E ora i francesi sono incazzati, ma che cazzo mi frega. Oggi facciamo una torta succulenta come la vagina francese. Vive la France, vive la République. Fai una pasta di burro per la torta. Si può usare per fare le torte americane, per fare le torte francese, per fare le torte svedese pure. Anche si può mettere il cazzo dentro la pasta e si fa una buona vagina simulata. Farina tipo 00, un po' sale, un po' di zucchero. E adesso metti tanto di burro così. E con i diti, con i mani, fai così. Guarda, è come la sabbia, così. Se tu hai fatto il scones, sai queste cose inglese, allora sai come si fa. È più o meno la stessa cosa qui. E adesso metti un po' di acqua freddissima. Pure il ghiaccio si può mettere nell'acqua, perché vogliamo l'acqua freddissima. Non vogliamo il fusione di burro, vogliamo un burro non fusiato. Vaffanculo, non lo so come dici in italiano. Allora metti qui e fai una palla così. Fai due palle invece. Due palle buone e così. Metti nel frigorifero e lasci stare là per 45 minuti o no, un'ora. Poi mettiamo la prima palla. Qui c'è un pargamento. Ma aspetta, ma affanculo, tu mi vuoi dire dove cazzo sono? Perché non sono nella mia cucina rossa? Perché sono andato in Francia per un po' di lavoro e allora sono in Francia. Che cazzo vuoi? Non lo so cosa cazzo si fa in Francia. Allora, ma devo mangiare o no? Allora stai zitto e facciamo qui e basta. E poi ritorniamo nella Svezia. Metti la palla così, un po' di carta così, un po' di farina qui, un po' di farina qui. Impiattiamo. Non lo so come, metà centimetro forse, 5 mm così. E fai così e metti nella forma così. E poi prendi un coltello così e tagliamo, e questa parte che abbiamo tagliato mettiamo qui, e poi tutto è fantastico, vedi, così. Se ci sono i buchi metti la cosa qui, la pasta, e nel frigorifero. E adesso usi questo forno francese di merda e prendi più o meno 2 kg di peschi, la pesca, forse questa è la albicocca. Ma che cazzo mi frega? Metti qui, butta la buccia, sbucciare. Ma come cazzo si dice? Si sbucciano le cose così. E tagliamo e metti nel setaccio e metti un po' di sale, perché il sale prendi le cose liquidi e escono il succo di cosa. Lasciamo stare un po' qui. E qui abbiamo il zucchero, così mischiamo e lasciamo stare qui. E dopo più o meno 30 minuti
abbiamo la succa di peschi così. Questo mettiamo in un piatto e questo qui non beviamo, non buttiamo, facciamo le buone cose con questo. Un po' di vaniglia, così apri, fa così, metti tutto qui. Un po' di cannella e usi un cannella. Non usi il polvere di cannella perché è una merda per questo qui. Metti un pezzo di cannella, che cazzo vuoi? Italia è un grande economia. C'è i soldi, compri le buone cose. Metà di limone e metti qui. Adesso vogliamo che la metà dell'acqua, vogliamo che evaporano, come si dice? Evaporare si può dire o no? Così. E poi, quanto la metà rimasto, butta la vaniglia e il cannella e metti... Se tu vuoi usare gelatina, si può usare. Io uso il agar agar perché fa un po'... una textura un po'... come dici? Un'alternativa, un po' diverso. Così. E senti, se tu vuoi una salsa, come si dice, una torta con il sugo molto denso dentro... Allora metti tanto di agar. Se tu vuoi un po' più liquido come vuoi io, perché io voglio che la torta, che la pasta della torta è croccantissima e dentro voglio le cose liquide e buone e con il zucchero e le cose, le cazzi e tutto e fa buono. Allora fai come cazzo vuoi. Poi metti tutto qui, è evaporato, c'è un po' di meno di liquido qui e metti qui. Adesso apriamo la cosa, metti tutto qui, che buono, madonna ragazzi, bella catazzocla nel culo, oh minchia così, si può dire oh minchia, in Sicilia si dice oh minchia, allora in Roma si dice oh cazzo e a Milano si dice oh pirla, non lo so. Metti qui e qui c'ho i pigni, i cose, mettiamo un po' di pigni, non si deve mettere ma a me piace, è buono, un po' testura nelle denti è buono. Mettiamo qui e con i diti facciamo la forma bella, così, guarda che bello è. Qui c'è il latte intero, così, e nel forno. Più o meno, che cazzo so io, 30 minuti forse, quando c'è un buon colore è pronto, perché dentro è già pronto e buono, affanculo, metti così. Poi... lasci stare per un'ora, forse pure di più, e diventi fantastico. In questo tempo monti la panna, come si dice, montare la panna così, senza zucchero e cose. C'è questi che mettono la vaniglia e il zucchero e le cazzi e le vagine dentro questo, ma non dobbiamo mettere niente, e basta così perché è già zuccherato, c'è il zucchero nelle cose, nella torta. E adesso apriamo, guarda, questo è croccantissimo, ma dentro è liquido e buono come... Sai, se tu hai andato nel McDonald's, sai che ci sono i torti piccolini di mele? Fai come vuoi, a me piace. Lo so che McDonald's, tutte cose non sono buone nel McDonald's, ma questi tortini piccolini di mele sono buone più o meno. A me piace che dentro... è liquido e buono la cosa. Questo è più o meno la stessa cosa dentro questo. Così. E mettiamo la panna montata e c'è una buona torta. Non lo so se è francese, sì, ma è francese perché è fatta in Francia. Vaffanculo, che cazzo stanno i francesi? E che cazzo è questo qui? Forse un baguette. Ma vaffanculo, i franci, la cultura francese vanno nel tutto il mondo. Ma va bene. E mangi e fai come vuoi. E se tu vuoi parolacce, allora guarda i film miei. Se tu vuoi i bestemmie, allora tu devi pagare un po' nel Patreon. Perché i bestemmie non faccio gratis. Se tu paghi un poco, forse la prossima volta faccio un bestemmio o due bestemmie, forse tre bestemmie, vediamo. Mangiamo. Vaffanculo, che buona, ma disgrazia, guarda qui, guarda che bello e croccante e buono e mio.
chiama Fanculo, Dio mio.